Salve cari amici, bentornati sul canale e benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo di cronografi, ovvero parliamo di un cronografo che è qui tra le mie mani, che quando l'ho visto non me lo sono lasciato scappare perché secondo me ha un design accattivante, proprio ha un bello stile vintage anni, io credo sia anni 70, inizio anni 70. Orologio che mi piace molto, devo dire mi piace molto, di questo brand che ahimè conosco da tempo e che ha fatto orologi veramente secondo me di qualità in passato. Adesso si è un po' perso come tanti altri brand. Purtroppo si è un po' perso, la qualità è un pochino scesa e anche le idee secondo me sono un pochino scese. Però noi, memore di quello che ha fatto in passato, quando capitano dei pezzi di questo brand, stiamo parlando del brand Margi, quindi un brand che come me si trova in Toscana, provincia di Empoli, mi veniva la parola. Quindi un brand toscano a me molto caro perché appunto anche il mio primo crono al quarzo che ho avuto quando la prima comunione era appunto un Margi. E poi me ne sono capitati degli altri anche con il movimento 7750. Mi ricordo questo Margi Atlantic, che vi metto la foto qui, che ho avuto in passato con cassa cromata, ghiera bicolore rosso e blu, acciaio oro, insomma placcato oro, laminato oro, che prese a un mercatino con il movimento 7750 e dopo un po' decisi di darlo via. Mi contattò, questa è una storia simpatica, mi contattò un signore che mi disse che lui era il nipote del fondatore della Margi e mi disse che aveva tutta la collezione, diciamo, del nonno, che, della produzione che aveva fatto negli anni, quella lì era un orologio degli anni fine 80, inizi 90, e mi disse che gli mancava proprio quel modello lì, quell'Atlantic lì, e se gliel'avessi venduto lui era molto contento. Allora mi fece vedere, scusate, una carrellata di foto, in effetti aveva quasi tutta la collezione di cronografi prodotti dalla Margi in quegli anni, e gli mancava quello lì, e quindi io gliel'ho venuto più che volentieri perché sapevo che andava in mano anche a una persona appassionata, una persona che appunto era interessato non tanto per il valore dell'oggetto, che non era sicuramente un valore altissimo, ma proprio per ricostruire questa collezione di famiglia. E quindi adesso vediamo anche questo crono della Margi, che è un po' più vecchio, ma prima di tutto vi volevo ringraziare perché siamo arrivati a 2000 iscritti. Per me è un grande traguardo, un numero raggiunto in poco più di un anno, perché il canale compieva un anno a giugno, quindi poco più di un anno. Per molti non sarà un grande numero, per me è già tanto. Vi assicuro che sono molto contento di quello che io dico abbiamo fatto, perché il canale vive grazie a voi. Quindi colgo l'occasione per ringraziarvi, vorrei abbracciarvi e stringervi la mano a tutti, ma non mi è possibile, quindi lo farò così virtualmente. Però niente, andiamo avanti, il canale speriamo di creare sempre contenuti di vostro interesse, anche con l'apporto dell'amico Paolo, che ora torna dalle vacanze e ricominciamo a fare video anche da lui, e poi sempre le chicche che mi capitano con questo lavoro barra passione che mi sono, diciamo, che ho cominciato a fare da un po' di tempo. Quindi orologi ne capiteranno tanti, ve le farò vedere, ve le porterò sul canale, mi raccomando, state connessi. Ma adesso ciancio alle bande, vediamo questo bel crono Margi dopo la sigla. Eccoci qua cari amici, con il crono appunto tra le mani. Trattasi appunto di un cronografo della Margi con cassa laminata in oro giallo. Guardate com'è questo orologio. Ma la storia della Margi, ora ve la dico un po' più approfonditamente, diciamo. Allora, la Margi nacque nel 1964, leggo qua, per opera del suo fondatore Mario Giunti. L'azienda comincia a diffondersi nei primi anni partendo appunto dalla mia cara Toscana, dove ha tuttora la propria sede, poi nel centro Italia e infine nell'Italia meridionale, operando sempre e seguendo criteri di massima
serietà, professionalità e di assistenza nel rapporto del post vendita. Nell'87, grazie sempre ai maggiori e migliori risultati conseguiti, l'azienda Margi decide di ampliare l'area di interesse affrontando il mercato Italia, trasferendo anche le altre zone di competenza e la firma che ha acquisito nel settore dell'orologeria. Attualmente Margi, che da sempre fa orologi, rappresenta ed è, dice, per i suoi clienti un punto di riferimento fondamentale, un'azienda che si vuole sempre più affermare costruendo un'immagine che non dipenda da mode passeggere e da speculazioni di mercato. E qui avrei qualcosa da ridire. Oggi Margi è presente sul mercato con l'obiettivo di legare lo spirito e la grande esperienza che la contraddistinguono da sempre con nuove motivazioni e idee di avanguardia ed essere sempre un secondo avanti al mercato. Ora vi allego anche le foto della sede della Margi a Empoli, ma parliamo appunto, cioè secondo me ora, oggi la Margi questi orologi qui non li fa più, ma anche niente di similare, perché questi erano orologi belli, fatti bene, ben costruiti, e ad oggi non vedo che allistino orologi che suscitano questo interesse. Ecco, secondo me non ci sono, quindi la Margi bisognerebbe che si dasse un po' una svegliata e tornasse a produrre orologi come faceva un tempo. Ma insomma, adesso analizziamo un po' meglio questo bel crono. Allora, questo bel crono ha un diametro cassa, adesso ce lo misuriamo insieme, di 35 mm, 35,5, diciamo 36. Quindi un diametro che per l'epoca era ottimale. È arrivato ai giorni nostri con la cassa in condizioni, oserei dire, ottime. Guardate com'è la cassa, non ha perso un punto di laminatura. Guardate, questo orologio incassa un movimento val giù 77 77 33, che adesso non vi apro, perché questo orologio qui ho provato a aprirlo, però sono andato da Paolo, perché qui ci vuole per richiudere, poi ci vuole la potenza, perché è talmente nuovo e ho paura di fare dei disastri. Quindi comunque vi metto la foto del movimento, che comunque credo che conoscete più o meno tutti. È un 77-33, un movimento nato nel 1966 che deriva dal Venus 188, un movimento che a sua volta era in produzione dal 48. Poi Venus va giù, acquisisce il marchio Venus e crea questo movimento nel 69, il 77-33, che rimane in produzione fino al 1978. Chiaramente si tratta di un movimento meccanico a carica manuale con smistamento della cronografia a camme. Il cronografo è a un quinto di secondo. Ha un diametro di 31,58 mm, 14 linee, per uno spessore di 6 mm. Conta 17 rubini e 18.000 alternanze ore. La riserva di carica è di 45 ore. Tra le sue funzioni troviamo i secondi cronografici centrali e un contatore dei minuti cronografici a ore 3. Alle 9, a 9 invece troviamo i secondi continui. La famiglia del 7733 comprende anche il 7736 con contatore a 12 ore, il 7734 con la complicazione della data e il 7737 con countdown da regata. E poi abbiamo il famosissimo 7750, che invece è a carica automatica. Quindi qui appunto abbiamo il 7733. Allora, la particolarità di questo orologio, diciamo del design, del quadrante di questo orologio, sono questi contatori, no? Sono questi contatori che mi ricordano un po' lo stile, diciamo, automobilistico, rally, corse, che però sinceramente non ci spiega poi tantissimo con un orologio così elegante, no? Perché vedete, lo vedrei più su un orologio più, cioè, per esempio il Tudor, quello nuovo, il crono, se avete visto, c'ha questi contatori simili a questi, ma lì è un orologio tutto acciaio, bracciale acciaio, con dei colori un po' sgargianti. Qui sinceramente hanno avuto questa nota stilistica un po' particolare, che però non mi dispiace, sinceramente, però forse su un crono così era meglio metterci dei contatori più classici, forse. Però tant'è, l'orologio è stato prodotto in questo modo e così ce lo teniamo.
Comunque è una roba che mi piace, devo dire la verità. Ora vi faccio anche una provina polso, vediamo un po', guardate. Bello, eh? Questo è un bel pezzo. Poi è nuovo, sembra proprio nuovo, indossato pochissimo. Allora, il valore di mercato di questo orologio secondo me è intorno ai 500 euro. Un orologio che vale più o meno quella cifra lì. Costa già tanto il movimento, quindi secondo me la cifra è quella lì, intorno ai 500 euro. In queste condizioni, parlo, in queste condizioni. Comunque, io direi che è un bel pezzettino. Vero? Scrivetemi nei commenti se avete anche voi qualche Margi, qualche orologino della Margi. Chiaramente parlo di meccanici, perché di quarzi ce ne abbiamo già a sufficienza. E io parlo, se avete dei meccanici vintage Margi, fatemelo sapere e magari così ci confrontiamo un po'. Scrivetemelo sotto nei commenti a questo video. E niente, spero che vi sia piaciuto. Vi ho messo questo cinturino in vitello francese, perché c'era un cinturino Bordeaux che non ci spiegava niente. Invece questo qui in marrone, secondo me ci sta molto molto bene. Valorizza questo bel orologio della Margi, che speriamo torni a produrre orologi come questo qui. Eccoci qua, che siamo arrivati anche alla fine di questo video. Abbiamo visto insieme questo bel Margi Chrono anni 70. Spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, lasciate un bel like a questo video. Iscrivetevi al mio canale se lo ritenete interessante, così cresciamo ancora. Vi ringrazio ancora per il supporto che mi date sempre, e vi ringrazio sempre di guardare i miei video. Io per il momento ho finito qua, ma ci vediamo presto con altrettanti nuovi contenuti. Ciao!